Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video per parlare un po' di PS5 e in particolare di quel che poi conta di più, i giochi. Perché attraverso il più recente spot televisivo dedicato proprio ai software, Sony ha fatto sapere la finestra di lancio di alcune delle sue principali esclusive in arrivo nella prossima annata e devo dire che questo ci lascia diversi spunti anche per, insomma, argomentare cose che vanno ben oltre questi giochi in oggetto. Allora, in sostanza, entro la fine dell'anno non vedremo nulla se non le cose già annunciate, ovvero Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls Remake, che saranno disponibili al lancio della console. Per vedere delle esclusive di pregio future, dovremo aspettare la prima metà del 2021, quando arriveranno Ratchet & Clank Rift Apart, che ahimè fallirà il lancio entro il 2020, come precedentemente auspicato, ma appunto arriverà in una data imprecisata del primo trimestre del 2021, quindi idealmente diciamo dovremmo vederlo intorno a marzo, forse anche un po' prima. Comunque, fatto sta che avendo indicato la finestra di lancio, credo che Sony vorrà darci maggiori informazioni nell'arco delle prossime settimane. Stesso discorso anche per Returnal, prima metà del 2021, e per Gran Turismo 7, l'attesissimo nuovo capitolo della serie, che finalmente vedrà luce su console di nuova generazione e potrà regalarci soprattutto grandi gioie da un punto di vista sonoro, perché dovrebbe essere uno dei primi titoli a sfruttare in pieno il nuovo engine audio della console. E questo, insomma, ci permetterà di parlare anche tantissimo di quello che sarà quel tipo di futuro targato PlayStation. Questo è per il primo, la prima parte del 2021. Per la seconda metà del 2021 è invece atteso Horizon Forbidden West, il sequel del primo Horizon, che vedrà luce, vi ricordo, su PS4 e PS5. Curiosa questa scelta. Nel senso, curiosa la tempistica, perché noi abbiamo tre titoli appositamente sviluppati per PS5, Ratchet & Clank, Returnal e Gran Turismo 7, mentre il titolo cross-generazionale arriva quando la PS5 sarà già nel pieno del suo ciclo vitale, dei suoi primi vagiti, insomma. Ed è una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, perché già mi ha lasciato perplesso in sé il fatto che Horizon Forbidden West sia un prodotto cross-gen, perché ho il terrore / timore / angoscia che il progetto possa essere inevitabilmente impoverito dalla sua natura cross generazionale. Cioè, avrei preferito che fosse stato un prodotto solo per PS5, perché a questo punto gli scenari sono due, anzi facciamo tre. Allora, lo scenario più probabile è che il gioco sia uno spettacolo assoluto su PS5 e sia abbastanza rivedibile su PS4. Lo scenario numero due è che sia un progetto prevalentemente pensato per PS4 e quindi perfettamente ottimizzato per quella console, e che su PS5 abbia semplicemente qualche ottimizzazione tecnica. Lo scenario numero 3 è che sia un gioco ottimizzato alla perfezione per entrambe le console, in grado di mostrare le meraviglie di PS5 e di sfruttare in pieno PS4 con una versione un po', ovviamente, rivista verso il basso. Tre ipotesi ugualmente credibili, non so quale alla fine si rivelerà quella più giusta, ma insomma resta il fatto che questa scelta da parte di Sony di posizionare temporalmente un'esclusiva così importante cross-gen in un periodo così avanzato, insomma, non è proprio non può non suscitare qualche riflessione. Questo ci conduce verso un altro argomento, ovvero God of War. Allora, God of War è al momento previsto entro la fine del 2021 ed è presumibile che veda luce nel periodo natalizio, salvo colpi di scena. Il calendario attualmente prospettato lascia presupporre che effettivamente Sony possa desiderare un lancio a Natale di God of War, il nuovo Ragnarok, e di conseguenza mi aspetto grosse, importanti novità anche su quel versante, non dico sul breve, ma insomma nei primi mesi del 2021 dovranno per forza di cose iniziare quantomeno a chiacchierare un po' su quello che sarà. Nessuna menzione invece per quanto riguarda The Last of Us. Siete in tanti a chiedermi: ma Falco, ma cosa faranno con The Last of Us parte 2? Uscirà una versione rimasterizzata? Uscirà qualcosa di nuovo? Usciranno le espansioni, il multi quando ce lo danno? Ragazzi, per adesso non si sente parlare di niente, e credo che qualche annuncio, qualora dovesse arrivare, arriverà probabilmente nei primi tempi post lancio PS5, per cui
Restiamo in trepidante attesa di conoscere un po' le novità. Sto sapendo se fossero uscite delle ultimissime, ma in questo diciamo che si sono limitati a questo. Si parla di una PS5 in grado di supportare l'8K, ma voglio prima approfondire un po' la questione prima di parlarne. Insomma, gli argomenti si stanno ovviamente moltiplicando e è bene così. Insomma, almeno abbiamo tante cose da dire, tante cose di cui parlare. E ovviamente nei prossimi giorni, finalmente, inizieremo anche a approfondire un po' certi temi, perché si avvicina il grande momento, ragazzi. Se tutto va bene, si avvicina il grande momento. Comunque, ragazzi miei, fatemi sapere cosa ne pensate dell'annuncio, cosa ne pensate di queste date, cosa ne pensate dei prodotti in arrivo, cosa ne pensate di Horizon in particolare, perché è l'argomento più delicato, secondo me, fra tutti quanti gli argomenti che ruotano intorno alla PS5. È un po' quello più pericoloso, se vogliamo, anche perché potrebbe essere quello in grado di scatenare le maggiori polemiche, anche se mi auguro di no, ma temo, ahimè, di sì. Per cui, ragazzi, io per adesso vi saluto, fatemi sapere il vostro punto di vista su tutti gli argomenti, poi appunto magari approfondiremo anche il discorso dell'8K, e se tutto va bene, a breve parleremo anche di tanti altri argomenti. E a tal proposito, ragazzi, se ci fosse qualcosa che vi interessa sapere sul mondo della next gen, prima di eventualmente mettere le mani sulle console, fatemelo sapere, sia per quanto riguarda PS5, sia per quanto riguarda eventualmente Xbox Serie X. Insomma, tutto quello che riguarda l'evoluzione della generazione attuale e l'accesso nella prossima, se posso, sarò ben lieto di rispondere a qualsiasi vostro dubbio, o nei commenti o attraverso video dedicati. Per cui, ragazzi, un abbraccio grande, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima.